Ed eccoci di nuovo qui a continuare a parlare di Saturno. Questo è il secondo video, quindi la seconda parte del racconto di Saturno. Nella prima io vi ho raccontato il carattere del pianeta e le fasi, l'influenza del pianeta nelle varie fasi della vita di un individuo. In questa seconda parte io vi faccio un discorso un po' più di natura pratica proprio. Perché vi racconto il pianeta, vi faccio comprendere quanto il pianeta possa influenzare proprio a livello pratico. Perché noi pensiamo che i pianeti stanno là, noi stiamo qua, va bene, sì e no, la Luna forse con le maree. Alla Luna è permesso influenzare in qualche maniera per la mentalità comune, ma non è così che funziona. Perché come in cielo, così in terra, quindi non è importante la distanza del pianeta quanto l'energia del pianeta, perché noi siamo fatti di cielo, ma con i tempi moderni lo abbiamo dimenticato. E ora vi illustro un attimo Saturno nei segni negli ultimi anni. Per rendervi conto di quanto Saturno possa influenzare proprio a livello pratico le nostre vite, dovete pensare che quando Saturno, come gli altri pianeti, entrano in un segno, prendono un po' le vesti di quel segno, no? Cominciano a somigliare a quel segno. E allora quando Saturno è stato in Toro, noi abbiamo avuto la mucca pazza, quindi Saturno ha messo l'accento sulla carne, nel vero senso della parola, sull'alimentazione. Il toro è anche il pianeta dove la luna si esprime meglio e la luna è alimentazione. Quindi vedete come ha parlato il pianeta. Con Saturno in toro noi abbiamo avuto anche il cambio dell'euro, dalla lira all'euro. Quindi toro, economia anche, soldi, patrimonio. C'è stata la crisi in Argentina con Saturno in toro. Quindi comunque il suo chiacchierare a casa del toro con simbologia della seconda casa ha funzionato, è stato chiarissimo. Credo che l'eccellenza, se vogliamo definirla così, del linguaggio di Saturno, proprio il suo aspetto più chiaro, noi lo abbiamo avuto quando è entrato in Gemelli. E lì è memoria storica, purtroppo, dell'attacco alle Torri Gemelle. Quindi Saturno ha proprio usato addirittura gli stessi termini. Lì vennero giù le Torri Gemelle con tutto quello che ne conseguì poi, perché da lì in poi ci fu anche una crisi economica che partì dagli Stati Uniti. Voi dovete pensare che l'America, simbolicamente è sotto il segno dei gemelli e, non a caso le Torri Gemelle la rappresentavano. Vedete quando il pianeta parla? E l'individuo in qualche maniera lo segue, ma non con una totale coscienza, perché io non credo che quando hanno tirato su le Torri Gemelle, parliamo Saturno era in Gemelli, quindi se non ricordo male, le Torri Gemelle furono costruite nel 72 all'incirca e 28-29 anni dopo sono crollate. Quindi il pianeta ci manda un'informazione, ci dà un'impronta, poi noi siamo predisposti a seguire quell'impronta con più o meno consapevolezza, questo al pianeta non interessa. Il vantaggio dell'avere consapevolezza dell'influenza del pianeta sta nel fatto che in qualche maniera lo puoi comprendere, ma puoi anche comprendere la lezione. E nel caso di un Saturno che transita e fa un aspetto difficile, se tu hai la consapevolezza di comprendere il pianeta, non ti senti più vittima di quella determinata situazione, ma te ne senti in qualche modo protagonista.
e riesci a comprendere che quello che ti è stato tolto non ti è stato tolto per chissà quale senso di ingiustizia divina, ma semplicemente perché quella determinata cosa non ti serviva più, perché l'anima ha bisogno di altro per evolvere. Ora, tornando sempre, facendo sempre il discorso di Saturno nei segni e negli anni, quando Saturno fu in Cancro 2004 all'incirca, lì ci fu lo scandalo Parmalat, il latte, vedete? Il latte con Saturno in Cancro, quindi proprio il materno. Saturno in Vergine, per esempio, lì ci fu, e questa è una cosa che mi fece parecchia impressione, ci fu un susseguirsi di incidenti sul lavoro, di morti bianche. E era incredibile perché ogni giorno io accendevo la televisione, ogni giorno c'era un dolore, c'era qualcuno che mentre lavorava, mentre si buscava la pagnotta, si dice a Roma, moriva. E con quel transito molte aziende sono state costrette a mettere in sicurezza i propri dipendenti, perché Saturno in Vergine parla di lavoro da dipendente, eh? L'imprenditoria proprio è più nel Capricorno. Saturno in Bilancia, per esempio, abbiamo avuto la legge che è entrata in Parlamento. E Saturno è la legge, in bilancia e in esaltazione. Quindi l'accento è stato messo sull'ufficialità, proprio il Parlamento, su chi ci governa. Anche interessante anche il transito di Saturno in Scorpione, che come entrò il pianeta Scorpione, me lo ricordo come fosse oggi, parliamo del 2013 all'incirca, mi pare che entrò in Scorpione esattamente nell'autunno 2012, insomma quel periodo lì, la prima botta grande fu lo scandalo SAI, le assicurazioni. E poi da lì l'accento fu sempre sulle compagnie assicurative e le banche. Anche l'ultimo transito, Saturno in Sagittario, abbiamo avuto a che fare con la riforma scolastica, forse non eccellente, perché quando si tratta di transiti di Saturno, diciamo che Saturno in questo caso è più predisposto a dire cosa non vada in una determinata situazione. Questo è quello che fa Saturno a livello pratico. Come superarlo? Semplicemente andandogli incontro, perché quello che fa, che ci crea dolore è l'attrito al pianeta, ma se noi ne conosciamo l'anima, arriviamo a comprenderlo, Saturno, come tutto il cielo, può diventare un grande alleato. Io mi fermo qui. Spero di essere stata esaustiva per il racconto di Saturno e ci troviamo col prossimo video su YouTube. Grazie a tutti per l'attenzione.